l'inventario rappresenta per noi un'evoluzione molto importante, molto grande, e alcuni concetti nei quali ci riconosciamo, principalmente sono concetti di innovazione, di ricerca, di curiosità su tutto quello che riguarda la creatività. Noi veniamo da un'esperienza editoriale che è l'esperienza del Lux, che ci ha entusiasmato al punto da cercare di andare oltre. Qui noi abbiamo dovuto fare un salto importante. Ci siamo resi conto che per riuscire a guardare avanti con occhi curiosi, per prendere delle posizioni, per essere affermativi, bisognava poter essere al massimo della credibilità. Ci siamo trovati nella condizione di scegliere di far uscire Foscarini dalla rivista e di lasciare la rivista con la credibilità di se stessa e delle sue idee. In questa rivista, che è sostenuta, promossa e spinta, nasce in Foscarini, non troverete argomenti direttamente correlati a Foscarini. Poi un giorno amici comuni ci hanno fatto conoscere Beppe, e Beppe aveva un'idea di fare qualche cosa di particolarmente forte, di particolarmente interessante e bello. Il progetto era quello di provare a percorrere delle strade programmaticamente libere senza dover rendere conto a nessuno, e in questo i nostri amici Carlo e Alessandro e la loro Foscarini ci hanno dato davvero, come si dice, carta bianca. Il mirino rimane quello del progetto, cercare in ogni dove il progetto. Il maestro comune Bruno Munari ci ha insegnato che ogni nostra azione è un progetto, ogni momento della nostra vita è un progetto. Quindi pubblicheremo certamente degli oggetti di design, perché no? Pubblicheremo delle opere di architettura, pubblicheremo delle opere d'arte, ma pubblicheremo anche delle strane storie di vita che per noi sono progetto. Pubblicheremo e rileggeremo gli oggetti della natura come emblema del good design vero. La copertina è già un primo inventario e la copertina è già un primo articolo. Naturalmente abbiamo avuto bisogno poi di essere supportati non solo da Artemio Croato, dal suo studio di grafica, ma anche dall'attività editoriale di chi l'editore lo fa per professione, e quindi anche Marzia Corraini con suo marito sono entrati a far parte del nostro team per la nascita di questa rivista. È un libro o una rivista? Ancora bene non lo sappiamo. Ha delle caratteristiche del libro, anche proprio la pregnanza di quello che si dice, ha delle caratteristiche della rivista. È un prodotto nuovo. Il progetto prevede che realizzeremo 3 numeri all'anno, quindi usciremo a settembre, usciremo a gennaio, usciremo a maggio.